Un divario di competenze culturali tra gli studenti di nord e sud Italia che si allarga sempre più all'aumentare dei gradi di istruzione, con la Sardegna che rientra tra le quattro regioni che presentano i peggiori livelli di risultato. Sono gli esiti delle prove Invalsi 2022 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che sono stati presentati questa mattina all'Università La Sapienza di Roma. I test hanno coinvolto oltre 900.000 studenti della scuola primaria, circa 550.000 della secondaria di primo grado e 950.000 studenti della secondaria di secondo grado. E i risultati in tutto il paese risentono dei danni provocati dalla scuola a singhiozzo nel biennio Covid, con una criticità trasversale a tutte le regioni. La matematica, già dalla scuola primaria, dove solo 2 alunni su 3 nelle prove raggiungono il livello base, e in Sardegna il risultato è ulteriormente sotto la media nazionale. E all'aumentare dei gradi le differenze nord-sud si fanno più evidenti. In Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia si riscontra un altissimo tasso di allievi che non raggiungono il livello base. Attorno al 50% della popolazione studentesca per l'italiano, al 55-60% in matematica, il 35-40% in inglese lettura e il 55-60% in inglese ascolto. E per tutte le materie, le difficoltà maggiori si riscontrano tra gli alunni che provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli, uno scenario che richiede una riflessione, anche in relazione al fatto che la Sardegna è una delle regioni con il più alto tasso di abbandono e dispersione scolastica, con la provincia di Nuoro, maglia nera italiana.